Buonasera, Armando dei microfoni. Oggi 4 giugno, siamo ai Prati di Vezzano, nella palestra. Questa sera assisteremo a uno degli incontri più entusiasmanti e un pochettino più alti di livello, in quanto vediamo già una preparazione per l'esecuzione che dimostra questa immagine, una preparazione con gli americani, con tutto quello che sono i carismi del ring, le luci alla giusta misura, e nel solito tempo ci sarà tutto adeguato per quanto riguarda la crescita di questo pugilato che sta prendendo sempre più voga e vuole ritornare ad essere quello che in realtà era nel tempo passato. Sicuramente questo è un po' un momento felice, lo dice anche il presidente Brasca. Questa nuova linfa sta più o meno muovendosi e speriamo che ci dia anche dei campioni. Oggi assisteremo a degli 11 incontri, già un tono di merito, ma con una preparazione anche più che alta. E nel solito tempo c'è già molto interesse, sentiamo un brusio proprio perché siamo in attesa che partano così dai Prati di Vezzano. E con l'organizzazione della Spezia Box vuole ritornare ad essere e a dire qualcosa. Torniamo così alla nostra immagine, che è un'immagine che ci porterà e ci condurrà tutta la giornata. Animazione sulle gradinate, animazione, si sente un po' di musica, siamo quasi pronti alla partenza di questa serata, di questa riunione organizzata dalla Spezia Box in questa palestra di Vezzano Ligure, e vediamo un'immagine di Muhammad Ali che è sul fondo. Molto probabilmente siamo pronti alla partenza di questa serata. Da parte dell'Associazione Sportiva Dilettanti La Spezia Box si presenta, apriamo così la serata. Questa sera assisterete ad una serata di sport, di solidarietà. Solidarietà per lo sport, un binomio vincente. Lo sport contribuisce a migliorare la nostra qualità di vita, la nostra società, promuove la lealtà, l'impegno, il rispetto per gli altri. Ed è proprio per questo che per questa prima edizione abbiamo voluto dedicare questo grande evento ad un nostro amico prematuramente scomparso, il nostro storico presidente e avvocato Fabrizio Giangarelli, che ci ha spronato. Saliranno sul ring due compagini, quella Ligure
oltre 6 kg. Ecco che si riaccendono i riflettori sul ring, sale primo round la ragazza, la Miss, che sfida in questo momento con la sua grazia, che è veramente una grazia di farfalla come hanno a volte i boxer. Fuori i secondi, ha chiamato lo speaker. Prima ripresa, abbiamo detto Quadrin Davide contro Pecus Nicorus. Hai ripreso anche noi ragazzi con lì? Pochino. Settimana. Vediamo Quadrini che trovato il suo avversario, ha preso il centro del ring, sta mettendo Nicorus alle corde e si misura nel confronto. Nicorus risponde, ma Quadrini non molla la sua preda. Quadrini che preme su Nicorus. Nicosur. Ed era Celano Box, Nicosur. Quadrini ancora sul suo avversario. Quando scatta però ha anche una buona pertinenza, perché è capace a usare il guantone, e effettivamente abbiamo visto come ha saputo districarsi da quell'attacco a distanza ravvicinata. Mi sembra che a distanza ravvicinata abbia più valenza, infatti lo vediamo in questo momento. Ha scelto un ottimo tempo e ci ha infliso un 1-2. Anche questi sono elite e siamo già senza caschetto, come abbiamo a vedere, e qua siamo sul semiprofessionismo. E dobbiamo dire che c'è una certa rilevanza anche a carattere di pugilato, che non c'è il caschetto che ci separa dalle botte che si possono prendere, dai pugni che si possono prendere in testa e nel viso. Seconda ripresa. Mi è sfuggito. Maneggio di pugni in maniera esorbitante, scambio
ambo le parti, ma abbastanza forti. Non sono carezze, non sono carezze onestamente, perché vedo che tutti e due fervono nel imprimere pressione e forza nel combattimento. Nicorus, che ha ravvicinato, ha una valenza più valida nei confronti di Quadrini. Quadri Davide. Comunque Quadri è sempre al centro del ring, vuole portare avanti la sua box, vuole imprimere le sue volontà. Nicorus risponde, ma Quadri non si lascia intimorire e vedo che i suoi 1-2 li mette a segno. Deve stare attento Quadri alla distanza ravvicinata di Nicorus, perché riesce a maneggiare molto bene il pugno. Non spingere, richiamo ufficiale a Nicorus. Dieci secondi al fine della ripresa ed ecco che Nicorus si spinge all'attacco, termina così la ripresa e ora ci prepariamo alla terza ripresa, che dovrebbe dare un responso per uno dei due. Ed ecco il cartello, terzo round. Un round che deve dare un peso. Fuori secondi ha chiamato lo speaker. In questo momento siamo su una terza e ultima ripresa. Vediamo se Quadri e Nicorus chi spunterà il match con questa ripresa, che potrebbe essere risolutiva, come portare ai punti e vedere chi ne ha guadagnati di più. Lo scambio dei colpi è abbastanza omogeneo. Ancora Quadri dice non spingere, l'arbitro li richiama. Nicorus a distanza ravvicinata è preoccupante, perché riesce a sgattaiolare, a non farsi legare più che altro. Distanza, bisogna stare attenti, perché è capace di toccare in maniera cattiva e potrebbe dare dei grossi problemi. Quadri è stato toccato al volto
e meno male che forse era scarico di potenza, perché se fosse stato più pesante ancora abbiamo visto, poi ha preso una testata. Ancora Nicorus in questo momento lo ha messo all'angolo in maniera... Quadri cerca di... Eccolo qua, Nicorus. Ancora Nicorus che batte. 1-2 un gancio e poi lo ha fermato, perché è stato veramente un momento di difficoltà. 10 secondi alla fine, qua Nicus termina così l'incontro, un incontro un po' turbolento. Ora vediamo a chi alzerà la mano l'arbitro. La bagarre è stata ambo le parti molto frenetica. Vediamo. Il presidente dell'associazione La Spezia Box, Giancarlo Cossu. Nicorus si aggiudica il confronto. Ah, chi? Premia Vincenzo Lada. Quadri Davide che si aggiudica il premio. Ed ecco, gli viene dato i premi all'incontro di Quadri Davide contro Pectus Nicorus. Un bellissimo oggetto, un pugile, e effettivamente è stato anche da parte mia visto con un occhio molto felice, e devo dire la verità, mi è proprio piaciuto come premio. Ancora una foto di rito, e la facciamo anche noi, perché effettivamente se la meritano. Miglior pugile Petru Nicus. Abbiamo fatto un lavorone stasera. Sei stato veramente in gamba. La gala ha consegnato il guanto e la squadra si è classificata prima, è quella lombarda. La squadra lombarda.